Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Come avevo promesso, vi ho portato il glitch per passare le auto agli amici. Allora, innanzitutto dovete far buggare il gioco come sempre, come nei video precedenti che vi ho portato oggi, come anche nel glitch dei soldi. Quindi andate in modalità guarda giocatore beta e tutto il resto. Una volta fatto questo, che il vostro amico uscirà dall'attività e voi giustamente rimarrete buggati. Una volta buggati, i requisiti quali sono, ragazzi? Dovete avere il garage, due garage in pratica, anche 5 non è importante, però il primo garage della lista dovrà avere tre biciclette nella rastrelliera, e il secondo garage della lista dovrà avere tre biciclette nelle piazze auto. Cosa farà il vostro amico? Da una sessione diversa, perché voi siete buggati quindi non potrete essere nella stessa sessione, non riceverete inviti, mi inviterà a questa gara. Questa gara la dovrete impostare e scaricare dal social, lascerò il link in descrizione. La dovrete impostare in GTA punto a punto rally a squadre, ragazzi, in maniera tale che voi che dovrete prendere l'auto sarete il copilota, o meglio il passeggero, insomma, o navigatore, come vogliate, del vostro amico. Il vostro amico cosa farà? Scenderà, vi lascerà la sua auto. Una volta fatto questo, voi scenderete a piedi dall'auto, attraverserete questo ponticello, ragazzi, e andrete in garage. Fatto questo, il gioco è fatto. Allora, voi che sarete buggati, andrete vicino alla rastrelliera delle bici e terrete premuto triangolo. Un attimo prima di respawnare dovete premere la freccia in maniera tale che vi faccia questo bug. Avete visto il lag in pratica nel video? Se sentirete la porta del garage aprirsi, il video, il glitch starà funzionando. Scusate ragazzi, ma sto un po' picciato di testa. Una volta fatto ciò, andate a respawnare un'altra volta e rifate la stessa procedura, così potrete prendere tre auto, magari, non so, qualche auto del DLC in particolare che un vostro amico ha, o qualcosa in particolare, oppure magari passare un'auto a un amico che sta a rango basso, senza soldi e cazzi vari. Come avete visto ragazzi, nella rastrelliera dove c'era la prima bici, ora c'è la Karin Sultan. Andiamo a rifare la stessa procedura e respawniamo per la terza volta, e così via, insomma, rifacciamo sempre lo stesso procedimento, ragazzi, e andiamo a prendere la terza bicicletta, ragazzi. Una volta vicino alla bicicletta, triangolo, e prima di respawnare la freccia destra per uscire fuori con la bicicletta. Allora, una volta in pratica respawnati, adesso vi faccio vedere che ci sono le tre biciclette, diciamo. Andiamo a vedere. Non ci sono le tre biciclette, scusate ragazzi, ma il rincoglionimento è tale che non ci sto a capire in cazzo. Allora, adesso andiamo a vedere che nel posto delle tre biciclette ci sono tre Karin Sultan. Il glitch è abbastanza semplice. Una volta fatto ciò, uscite dall'attività. Una volta usciti dall'attività, in qualunque sessione voi sarete, sarà buona. E cosa dovrete fare, ragazzi? Dovrete prendere andare comunque nel garage. Adesso vi faccio vedere che qui ci sono le biciclette, cioè le Karin Sultan che noi abbiamo messo, come state vedendo. Quindi cosa dovete fare? Andate nell'altro garage e prendete la bicicletta che avete nel posto auto e la portate in questo garage, ragazzi, niente di più semplice. Il glitch è abbastanza semplice, spero di spiegarmi bene per farvelo capire. E niente, adesso andiamo a prendere la bicicletta e la portiamo nell'altro garage, e la bicicletta prenderà il posto della Karin Sultan che è nella rastrelliera.
e la Karin Sultan andrà a prendere il posto della bicicletta. Allora, alcune volte ragazzi non vi salverà le modifiche come in questo caso, però io 2 su 3 ragazzi mi ha salvato le modifiche. È un bug del gioco, quindi non vi preoccupate. E niente, per questo glitch è tutto. Un saluto da Maxi, al prossimo video.